Siamo collegati con il presidente Giorgio Lacava. Allora, presidente, da quello che trapela in attesa del Consiglio federale di giugno è che si voglia giocare i playoff, risulta anche a voi? Sì, beh, non proprio così, nel senso che sai, lo sai meglio di me, qua ogni ora cambia qualcosa, quindi io tante certezze non ce l'ho, so solo che ci dovrebbe essere il 3 o l'8 giugno la decisione, quindi aspettiamo mercoledì prossimo o lunedì. E sono abbastanza orientati sul discorso delle tre retrocessioni e dei playoff e dei playout da effettuarsi, però solo quelli che possono garantire chiaramente il protocollo medico-sanitario. Ecco, quindi in questo caso, siccome l'Arezzo avrebbe avuto diritto a partecipare ai playoff, c'è già un ragionamento nel senso ve la sentite al momento o ancora è presto? Io il protocollo penso che adesso, eccetto quelle 4-5 squadre che assolutamente hanno voluto a tutti i costi, diciamo, chiedere di fare playoff, penso che gran parte, e ci metto anche l'Arezzo, non ha proprio il discorso del protocollo, che poi spiego, non è anche su, è una questione dei soldi perché tu sai le cifre, andrebbe a costare sui 100.000 euro, mi sembra, per un mese. Però la problematica è che anche se tu li volessi spendere, è difficile trovare i famosi tamponi. Io so di società di Serie B che stanno muovendosi perché hanno difficoltà a trovarli. Quindi, oltre che un discorso economico, è proprio un discorso che anche se uno mettesse a budget quei soldi, rischierebbe poi di non riuscire a comprare sul mercato i famosi tamponi. Quindi insomma, problemi pratici. Quindi attendiamo. Pratici, poi mi sembra adesso non sono, cioè, al 100% mi sembra che l'Arezzo dovrebbe giocare a Novara. Mi In teoria sembra di sì, sì, cioè quindi in una proprio, zona. ok, beh, non proprio il top della vita, diciamo, No, in questo proprio in momento. Piemonte stanno, Salerno mi sembra i contatti, però vabbè, una battuta per dire Certo. che Comunque Novara. bisogna attendere il Consiglio federale. Attendiamo e poi speriamo che ci dicono qualcosa perché sennò così uno è bloccato in tutto e per tutto. Il 3 o l'8 giugno sicuramente ci mancherebbe, io l'aspettavo già da un mese e mezzo le varie decisioni, però ormai siamo arrivati, quindi aspettiamo serenamente e speriamo che vada tutto per il bel tempo. L'importante, no, Presidente, è che anche per una società che comunque decide, quello che trapela, ovviamente sono indiscrezioni, oltre alla, se una società rinuncia ai playoff, oltre, diciamo, alla partita persa, non ci dovrebbero essere altre No, no, sanzioni, non ci insomma. sono assolutamente penalità, questo ce l'hanno detto, ma ci mancherebbe, non è colpa tua se c'è il protocollo medico, Certo. cioè che poi fa sanitario, scusa. Quindi assolutamente no. Grazie, Presidente, Ciao, grazie, a alla prossima, presto. grazie a te, Grazie. ciao. Ciao.